piacere incontrarti. Anche per me. C'era una volta una ragazzina di Messina che voleva fare la Presidente della Repubblica, ma non per il potere, perché voleva aiutare gli altri. È così? È così. Questo era il mio sogno quando ero piccola. Ho iniziato prima dal medico, poi ho detto svengo, avevo paura degli aghi. Allora ho detto farò un giudice e poi devo dire, guarda, devo avere più potere, devo fare il Presidente della Repubblica, così posso aiutare tutti e soprattutto dare luce a quelli più deboli. Poi la vita è cambiata, devo dire che alla fine sono finita. Però con... l'intento di dare aiuto agli altri, quello ti è rimasto. E quando dicevi queste cose, tua mamma come ti rispondeva? Mia madre, devo dire che c'avevano poco tempo tutti per ascoltarmi, perché mia mamma, che saluto... Ciao mamma Grazia, che lei ti guarda sempre. Ciao mamma Grazia, che Dio benedica sempre tua figlia. E devo dire che è stata, era presa con tutti noi, quindi aveva poco tempo da dedicare a tutti quelli, a tutte quelle che erano i nostri sogni, no? Perché poi io ero molto irruenta quando ero piccola, quindi non stavo mai ferma, una ne pensavo e cento ne facevo. C'eri tu, tua sorella, due fratelli, tuo padre che faceva il postino, come sì, fosse un cerchio della vita, e tua madre e tua nonna. Sì, eravamo in sette a casa. Noi siamo tre femmine e un maschio. E ho un fratello e una sorella più grandi di me. Lilla ha 13 anni più di me e Gaetano ne ha 10. Poi ci sono io e poi mia sorella Giovanna. E questa bimba che aveva tanti sogni, che ha realizzato e che non ha mai mollato, un giorno arriva a essere ospite, non solo, una delle tante occasioni, di Raffaella Carrà. La vediamo insieme. Che ricordi meravigliosi. È stata la prima, io non canto di solito perché non è una mia grande dote, anzi sono stonatissima. E lì c'era stato questo omaggio. Ma ti brillano gli occhi, amore mio. Sì, perché comunque con Raffaella ci sono tanti ricordi, quindi in questo momento mi ha portato a fare un viaggio verso una serie di persone legate a lei, che anche lei non c'è più, ma non c'è più neppure Alessandro che conoscevi, che era il nostro agente, quindi mi è portato in questo viaggio meraviglioso dove devo dire nella mia carriera ho fatto tante cose e questa è stata una delle giornate speciali della mia vita, perché ho fatto una cosa che poi non ho mai più fatto, quello di cantare. Che poi peraltro Alessandro Locascio, scusate, apro e chiudo parentesi, perché molti di voi lo nominate giustamente, perché è stata una figura importante nel contratto management di artisti, sì. È scomparso in modo improvviso, è stato uno shock per tutti, io lo conoscevo appena, però la gente di Vino, Strabioli, appunto il tuo. Di Rossella Brescia, di Raffaella Carrà, della Lolo Brigida, di tanti, devo dire che è stato... Ti ha scioccato. Ecco, noi siamo stati tutti molto fortunati, perché trovare un agente come lui è un qualcosa di veramente unico. Noi artisti viaggiamo, siamo la maggior parte delle volte da soli, e quando trovi una persona come era Alessandro, che comunque ti seguiva, ti coccolava, e ti sentivi molto più forte, cioè non trovavi solo un agente ma trovavi anche una famiglia. Ed è giusto ricordarlo. Assolutamente. Senti, sì. Bellissima ragazza in quel di Messina, appunto, famiglia popolare. E... ma perché tu racconti? Cioè, è vero, è inimmaginabile l'idea che quando voi andavate in centro a Messina comunque venivate guardati con un certo classismo. Ma assolutamente sì, perché tu arrivavi dal quartiere un po' in periferia e quindi per loro eri quella un po'... non di serie B, però, perché non è un vittimismo, però eri quella che comunque non eri nata in centro, non eri nata da una famiglia benestante e quindi ti tenevano un po' così, no? E ti devo dire che questo lo facevano a noi, che comunque eravamo già dei privilegiati, perché mio padre, facendo il postino, uno stipendio a casa lo portavi, ma immagina
ragazzi che magari non avevano la nostra stessa fortuna, ragazzi che magari il cui padre era in carcere oppure l'avevano perso in un attentato, perché stiamo parlando di un periodo dove ammazzavano tanta gente giù in Sicilia, cioè passavi e sentivi questi spari e vedevi le loro sagome a terra, quindi parliamo di gente a volte che si ritrovava senza una famiglia, senza un esempio. Tu hai, era avuto facile. Hai avuto degli amici, delle conoscenze che avevano... che erano passati attraverso la violenza. Ma la maggior parte dei miei compagni di classe, sì, nelle medie erano abbastanza così, però erano persone fantastiche, meravigliose, erano persone poi che... i bambini non hanno colpa. Ma non hanno colpa, io dico sempre dove nasce un punto di partenza, non a tutti, Dio veramente ha dato la fortuna di nascere in una famiglia che ti potesse tutelare, perché la tua crescita logicamente avviene anche attraverso la famiglia. Quando quella famiglia non te la ritrovi, è facile che diventi la tua famiglia un qualcuno che poi alla fine ti porta sulla cattiva strada e che ti porta a non scegliere. E quindi ci pensavi anche allora che tu eri fortunata per i valori che ti avevano dato e che tu potevi... Perché poi io sono bidi, no? Io non sopportavo questa differenza. Cioè io ho sempre visto e sono stata educata a vedere le vite al di là dei rivestimenti e non sopportavo questa cosa perché non mi sentivo diversa o inferiore da un altro che magari era molto più benestante di me. E queste cose non le sopportavo perché le vedevo mia madre... Facevi bene a non sopportarle? Non l'ho mai sopportata. Vedevo che mia madre si ammazzava di sacrifici, no? E magari comunque non veniva valorizzata o veniva maltrattata o trattata. Capito come una persona, cioè è la stessa cosa facevano con noi, quindi questa cosa mi ha fatto venire questa ribellione che mi è durata dentro. Provavi anche rabbia? Ma rabbia no, provavo grande dolore, mi faceva male, non era una rabbia, era un dolore e anche una cosa di ingiustizia, non sopportavo questa grande forma di ingiustizia, ripeto, perché comunque... le vite sono tutte uguali, dovrebbe essere così. Io ho vissuto sempre in questa forma un po'. È che purtroppo. Turistica, certo. No? Sì, ma hai perfettamente ragione, Maria Grazia. Peraltro, siamo in un paese libero dove purtroppo l'ascensore sociale è bloccato, non soltanto negli anni che ci riguardano. Sì, no, le cose non sono mai cambiate, cioè esiste sempre nord, purtroppo, sud, sì, no, centro, ma soprattutto, periferia. Diciamo, tu potevi sviluppare una rabbia. E invece, o appunto un principio di rivalsa, invece questo tuo dolore ha fatto sì che diventassi la persona che sei, cioè che ha nel cuore e nella testa l'idea di aiutare gli altri. Ora ci arriviamo, passiamo attraverso il postino, qua stai con Katri Spacca che ti intervista sul provino del postino e ci fa piacere ricordare anche lei. Sì. Lavoravo a Milano come modella, sì. Non ero mai entrata in uno studio, non ero mai stata davanti a una telecamera, quindi sono andata a fare questo provino, entro dentro c'era Albor e poi altri, tutti gli autori, e poi niente, sono entrata dentro e loro hanno iniziato un po' a prendermi in giro. Tipo cosa diceva? Metti in piedi, no, alzati, cosa fai? E guarda quella luce, no, guarda quell'altra, così. Io impazzivo, non riuscivo più a capire e diventavo sempre più rossa, le orecchie mi fumavano, non capivo più niente, volevo scappare via. E poi invece come è andato bene, no? E niente, no, poi sono uscita da lì e non mi hanno fatto praticamente un'intervista e poi sono andata via sconfitta perché ho detto non mi prenderanno mai. Musica, musica! Sì. Passato la notissima sigla di Indietro Tutta. Mi sono sbagliata, non era il postino ma era Indietro Tutta, peraltro ricordiamo sempre Massimo Santoro che ti ha fatto conoscere con sì. tanto affetto e tuo Giulio. Marito Giulio. E questa ragazzina nata all'ottavo mese di gravidanza, giusto Maria Grazia? Dai piedi. Come? Dai piedi. Parto podalico. Parto podalico, mia madre aveva quasi 40 anni, quindi dicevano tutti... è un incubo, non resterà mai viva. Invece dopo 3 giorni mi hanno tirato fuori ed ero ancora viva e con tanta voglia di vivere. E ci dovevi stare su questa terra, e Maria Grazia, quello su questa terra. E in qualche modo il postino realizza un po', con papà postino, penso immagino la gioia quando ti ha visto sul set lui di quel è, film, quando ha visto quel film. Già la parola postino per lui era già il massimo, perché comunque si era perso una rivincita pure lui, no? Perché certo. Comunque è un lavoro dove li vediamo passare ma nessuno presta attenzione a questi che comunque
per tutta la vita portano notizie, portano cose belle poi comunque. E quindi è stata una grandissima soddisfazione che poi dura ormai da... Quest'anno sono 29 anni. 29 anni, Massimo ha appena compiuto 70 anni, l'abbiamo celebrato a San Giorgio a Cremano. Lo so, l'abbiamo anche sentito, quindi un applauso davvero a tutti i postini d'Italia, di ieri, di oggi e di domani. E adesso vi faccio vedere Massimo Troisi e poi arriva Francesca Tricarico e capiamo il perché Maria Grazia oggi è qui. Troisi. Pronto il telefono? Pronto? Posso rispondere? Sì! Complimenti per la trasmissione. Grazie. Oh, finalmente uno Massimo che... Troisi. No, ha sbagliato. Guarda, allora lei non è stato attento. È Massimo Troisi lì. No. Io volevo dire, l'attore che si vede nella fotografia è senz'altro Massimo Troisi. No, sbagliato. Ma c'è cascato pure lei. Quello è Massimo Troisi. Ha sbagliato, si tratta, diciamolo. La televisione non sbaglia mai. L'ha detto la televisione. Ma quello è uguale. L'ha detto, è uguale. Mi somiglia. E non è. E non è. Cioè non è perché non ci Gesù. Come non è? Avete sbagliato. Lei è Rossano Brazzi. Mi sembrava Troisi. Ma che vuol dire? Se sei scritto Rossano Brazzi è... Ma perché ti dispiace di essere Rossano Brazzi? No, io sono d'accordo. Cade, nessuno figura se si può sbagliare. Senti, Rossano, noi siamo veramente molto contenti di avere un lighting lover come te. Non sono Rossano Brazzi. Sei, c'è scritto qua. Mi dispiace per te, se ti dispiace. Ma a te non ti dispiace perché non mi dispiace. Ma io non ho avuto tutto questo, io non ho avuto... Facciamo un applauso a Rossano! Bravo, Rossano! Bravo.